Ciao. Ciao. Per prima cosa vi chiedo di presentarvi. Chi siete? Prego. Alice Mozzetti, sono una studentessa all'ultimo anno di liceo. Io sono Andrea Scarivalis, sono un attore, danzatore e adesso anche cantante. E che ruolo avete all'interno di Meet & Young? Qual è il vostro ruolo? Noi siamo i curatores, Curatore? sì, della sezione Meet & Young, del più grosso festival, il Mittelfest. Quindi siamo coloro che, essendo under 30, quindi piccini, hanno selezionato i vari progetti sulla base di parametri e soprattutto litigi e discussioni abbastanza forti. Hanno quindi curato la programmazione del festival e che poi sceglierà il destino dei tre progetti che eventualmente potranno accedere al Mittelfest. Progetti nuovi di tutti gli artisti under 30, Sì, come noi. Sì, quindi sia la programmazione è under 30, sia Sia la gli artisti. direzione Sì, artistica partecipata è under 30. assolutamente sì. Cosa rappresenta per voi questa esperienza? Come la state vivendo? L'avete vissuta? Allora, per me sicuramente affinare ancora di più un senso critico che ho guadagnato sia da beh, appassionata spettatrice, ma anche da ragazza che pratica circo acrobatico, perché io mi occupo della sezione di circo. È il secondo anno che faccio questa esperienza. Il primo è stato più di scoperta e più di relazionarsi, questo invece forse più di andare sempre di più dentro le cose, diciamo, scoprire, ma in maniera più, con più strumenti. Poi, anche per me è il secondo anno e per me è qualcosa di molto prezioso il fatto che ci sia un incontro tra discipline diverse. Non l'abbiamo detto prima, ma come giustamente accennava, le sezioni sono quattro: sono musica, teatro, danza e circo. E averle tutte insieme contemporaneamente in un festival e poter quindi comunicare tra le varie sezioni, musicisti che parlano con danzatori, che parlano con jazzisti, che parlano con teatranti o molto spesso gli artisti stessi che fanno qualcosa di in mezzo al confine tra danza e teatro, cioè, Contaminano. contaminano, è molto arricchente ed è una comunicazione tra i vari aspetti continua. Anche che mette molto in discussione magari il proprio punto di vista, è molto molto prezioso, molto molto prezioso. E di cosa parla lo spettacolo che avete presentato qui a Meet & Young? Come si intitola e di cosa parla? Lo spettacolo si intitola Son tutte palle e racconta il vissuto di due persone anziane, di una coppia di persone anziane che sono seduti nelle loro comode poltrone guardando la TV e vengono assorbite da tutte le notizie, le pubblicità che vengono trasmesse attraverso la TV. Sono tutte palle perché noi siamo due giocolieri, utilizziamo le palline da giocoleria e le palle sono un simbolo tangibile anche delle falsità che vengono trasmesse spesso in TV e per questo è nato il titolo Sono tutte palle. Proprio attorno alla parola palle, nel senso di finzione, di bugie, di menzogne, ma allo stesso tempo il simbolo della vostra arte, in realtà si costruisce lo spettacolo, quindi che valore ha per voi la finzione? Che valore ha l'arte in relazione alla finzione? Allora, penso che l'arte sia fondamentale, giusto come il nostro spettacolo. A me piacerebbe tantissimo arrivasse a più gente possibile per appunto poter raccontare questo altro tipo di finzione che è quello che vediamo in TV e nel telegiornale, tutt'altro. E
quindi sì, per noi è molto importante e crediamo appunto che l'arte sia fondamentale per poter raccontare a tutti quanti su quest'altro tipo di finzione. E sentite, in che modo il vostro lavoro è legato al tema del disordine, che è il fil rouge di questo festival? Il disordine nel nostro spettacolo gioca un ruolo fondamentale verso il finale, in cui questi anziani, dopo aver assorbito per tutta la loro vita praticamente tutte le notizie false o no, li hanno portati a un caos anche interiore, e verso la fine dello spettacolo creiamo proprio un disordine in scena. Hello, we are Platform 13. I am Anka. I'm Sergio. And Platform 13 is an artistic collective based on choreography for the moment. It is funded by the two of us, and for the moment it works as an artistic duo, but we want to expand as an art platform open to the youth artists. And what about your show? Our show is about stereotypes, especially body stereotypes, that we try to break, and we also try to criticize all this kind of male and female kind of really abrupt separations. I think art has the power to break everything, because it's really direct and it's really connected to people, and it tries to put people in a state of mind that can raise questions about themselves and about the society they live in. And it's our belief that art should raise questions and should be a tool for society to improve itself. The name of festival is Disordine. How disorder is included in your show and why? Disorders was from the beginning of our process present in the performance, because we think disorders have the power to put things in order, basically. Okay. And we also try to imagine a world in our show which is not following the rules of the normal society, of the normal order. So disorder for us was kind of this utopic thing to happen. Okay. Thank you very much. Thank you. Hi, my name is Vanya. I'm the playwright of the play Lonesome Balkan. We are a team of young students and theater professionals from Belgrade, Serbia, and this is our first time in Italy and at Mittelfesten mit Young. Okay. And your show, what is exactly about? Well, I'm sure that everybody who watches the show can find proper meaning, but something that we started with is the idea of sin. Is there a sin, that like a mistake that a person makes, that is so big that it can't be forgiven? Of course, our play deals with religion as a very important theme, but the idea of sin is not strictly related to religion itself, but it's just like a way of life. So what type of life am I supposed to lead to be able to forgive myself, to be at ease with myself, and so similar. Is your show related to the idea of disorder? Yes, well, I'd say that our characters, the two main characters of our play, are in the biggest disorder they could possibly have in their lives. They don't know who they are, they don't know if their life is worth living, and because of all the circumstances in their life, they just lost their father, and so similar, they are at complete disorder with themselves. They don't know what to do, they don't know where to find peace,
And essentially the entire show is about the two main characters finding that inner strength and that inner peace so they can continue on with their lives. Vanya, can you find three words to describe your experience at Mittel Young Festival? Mm-hmm. Well, one would be a religious experience, like let's say religious. One would be innovative, and one, well, should be life-changing, life-altering. Thank you very much. Sure.